Buonasera, buonasera, bentornati, come state? Buonasera a tutti, ieri sera eravamo veramente tanti per sentire parlare di Sadidi Shiraz, è stata una bellissima diretta. Anche se l'orario non era quello che oramai da quasi un anno, insomma, è diventato quello tradizionale: cioè le 21, ma era alle 19. Quindi qualcuno magari non ha fatto in tempo a vederci, ma ricordo sempre che rimane tutto, non si butta via niente. È un po' come il maiale, qua. Quindi rimane tutto online ed è stata quella veramente una puntata memorabile, sia per il valore degli ospiti, sia per la partecipazione, sia perché veramente è stata una bella occasione e ne avremo ancora tante. Allora, eh, salutiamo un po' di amici, intanto che si collegano, Giuliana, buonasera Francesco, Lucia, Mary, Francesco, Franco, Cecilia. Spero stiate tutti bene, siate belli, resilienti come tutti. Oh, carissimo, arriva il camarano, come stai? Tutto bene? Bene, sono contento. Grazie, alla buonasera. Buonasera a tutti. Si entra nel vivo. Di Sacchetti, grande lettore politico. Grazie, grazie. Ringrazio il professor eh, Naccarella. Adesso entriamo infatti nel vivo un po', ci avviciniamo piano piano alle elezioni, quindi è una, um, una, una strada, un percorso che cerchiamo di, eh, di fare insieme. Meri dice, visto bellissimo, si sì, ricordo veramente, ieri è stata molto, molto bella. L'altro è, è bello questo fatto davvero di essere collegati tra eh, Vicenza, Roma, Los Angeles e parlare di... Eh, di di, di, Iran, di Persia, di poesia. Anna Maria. Buonasera. Iago. Sorpresa in che senso, eh, Alessandra. Buonasera. Perché dici sorpresa? Non lo so. Tanto, poi ti devo chiedere una cosa. Ti, ti trovo particolarmente figo. Grazie, che... <ride> meno male. Guarda, meno male, sei tu che me lo dici, Daniela. Ciao Gaffi, buonasera. Allora, allora, allora. Una, una breve premessa prima di, di entrare nel... Niente, eccomi, scusate, credo che per un attimo la voce fosse andata via. Um... Di, di, di entrare un po' nel meccanismo no, della Repubblica Islamica, di come funziona, visto che tra poco parleremo di elezioni e quindi è anche bene sapere un po' come funzionano queste benedette elezioni perché altrimenti si rischia di fare una grossa confusione. E più in generale capire cos'è questa benedetta, maledetta Repubblica Islamica dell'Iran. Ehm, qui io, mh, non è, non è diciamo, usanza delle, delle nostre dirette, non, è, non abbiamo mai, quasi mai questi problemi, ma qui. Io cercherò di, eh, di, di parlare, di, di, di spiegarlo in modo scientifico, cioè sulla base di, di studi di, 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 di storia, di, di eh, diritto costituzionale. Non dare un giudizio necessariamente su cosa mi piace, cosa non mi piace, quello che è giusto e quello che non è giusto. Di questo potremo parlare ovviamente insieme. Perché ogni volta che si tocca questo argomento, come dire, scatta un po' l'allarme, l'antifurto, no? cioè, Domenica noi cominceremo un po' questo viaggio attraverso anche i vari presidenti eh, della Repubblica Islamica. Mm, è bastato mettere l'annuncio che da molti è venuto già una, una critica: quelli non sono presidenti di Iran, sono presidenti della Repubblica Islamica e eh, amici miei. Tesori miei, a eh, me mi piace un tanto piacere, ma la Repubblica in Iran finora soltanto Repubblica Islamica. Se e quando ci sarà un altro tipo di repubblica parleremo anche di quella, questo lo potranno decidere soltanto gli iraniani. Ma eh, il, la storia questo dice e negare la storia non serve mai a nessuno. Così come quelli che dicono quella non è la, non è la bandiera iraniana, mettiamoci ancora il leone del, dell'imperatore. E' è finito, l'imperatore non c'è più, il leone non c'è più. In, in Iran di leoni non ce ne stanno più. Quindi adesso è questo, e di questo cerchiamo di parlare in modo. Eh... La, la, Francesco dice la voce a momenti salta per pochi secondi, effettivamente. Sì, era un momento mi si era, era un, un, un problema di collegamento. Spero che adesso però funzioni. A eh, Bolassan, buonasera. Eh... Santa saluta Medici, bello questo. Tipo. Iago, eh, mi sono persa. scusate. Ricordaci di farci vedere il calendario di Dirus, è importante averlo, anche perché rappresenta l'inizio del nuovo secolo, quello XV. Ecco, bravo. Tra l'altro, questo perché ho visto tra altro, che Iago ha fatto una bellissima stampa del calendario. Eh, io ve lo faccio rivedere semplicemente perché eh, secondo me è una cosa che, che, può, che può servire eh, sì, effettivamente appunto è il 1400, eh, ma più che altro serve anche un po' per stare eh, su, su pezzo, cioè nel senso capire quando, quali sono le date del calendario persiano, che non sono mai così scontate. Io, per esempio, ieri mentre appunto parlava il direttore Amini ho realizzato che era il primo Dior di Ordi Best ieri, cioè, quindi comincerà un nuovo mese, entriamo, ci avviciniamo ovviamente, siamo al piano della primavera, tra poco arriveremo appunto ai mesi mh, propri della. Uh, Dell'estate, dell'estate iraniana e alle elezioni che si svolgeranno, immagino quando sia, cordad, immagino allora. Io, io ricordo, lo, lo faccio in base al mio compleanno, non ho, non ho tutta questa come dire dimestichezza. Comunque, bene. Ciao, Gaudia, è, è bellissimo. Il calendario, è, sono molto contento. appunto resterà per nostri figli e nipoti. No, ma il, il, il calendario, sono veramente contento e quello che ha fatto Iago è veramente. Molto, io lo chiamo Iago come da come da account, eh, perché se, uno vuole, se una vuole farsi chiamare così, lo chiamiamo così. Allora, allora entriamo un po' nel, nel vivo. Io per fare questo, per aiutarmi un pochino in questo viaggio, mi sono aiutato con, con, un, con una presentazione. Insomma, in modo che la cosa magari non sia così semplicemente statica, visto che sto da solo. E quindi per non fare un soliloquio, che insomma sembrasse sempre di più insomma, un, io me la canto e me la suono, ho fatto un po' un, una cosa. Allora. Questo schema, io in queste, in queste immagini ho, ho, ho voluto dare un po' il senso eh, anche di un'apparente contraddizione o comunque di un quesito che si pongono tutti. Repubblica Islamica, che vuol dire? Allora, innanzitutto cominciamo a vedere, per chi non lo sa, il, il logo della Repubblica Islamica, questo qui è il nome Allah, stilizzato tra l'altro. Secondo me è molto bello come è fatto, a prescindere dal giudizio sulla Repubblica Islamica, ma secondo me è una delle invenzioni di, di grafica, di, è uno dei loghi più, più, più efficaci e più sintetici, ma mh, ci sta benissimo, questo non, non, non ci si può dire niente. Allora, Repubblica Islamica è un po' come dire, un, un, un qualcosa di, 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 di inedito, perlomeno per, 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 per l'Iran assolutamente, per la uh, storia dello sciismo anche perché non era assolutamente questo quello che, che si è detto per secoli, anzi appunto l'Islamicida, a differenza di quello sunnita, ha professato per secoli il quietismo, quindi la separazione assoluta tra eh, religione e politica, poi è intervenuto Khomeini, è intervenuta la rivoluzione, è intervenuta la sua teoria del velayat e Faghì, di cui abbiamo già parlato altre volte, su cui non vorrei tornare troppo, ma ci ritorneremo per forza nel parlare della Costituzione, ed è, questa, ed è nata questa creatura, cioè la Repubblica Islamica, che probabilmente al proprio interno, cioè nella propria ragione sociale, nella propria, nel proprio nome, contiene, non so, sì, se è un, probabilmente una contraddizione, ma pro, contiene probabilmente le due anime, o almeno la sintesi delle anime che mossero la rivoluzione del 1979. C'è un'istanza repubblicana di partecipazione, un'istanza... Propriamente islamica che aveva nel, nella religione, nello sciismo le radici della propria azione politica. Buonasera, Claudia. E in questa costituzione, che è una costituzione molto, molto, come dire, particolare, ma anche molto interessante, cioè per chi studia diritto costituzionale, è una creatura mh, insolita, ma che contiene degli elementi indubbiamente inediti e anche sperimentali, potremmo dire. Non fosse che sono 40 anni che, che esiste un po' come il vecchio esame di maturità, come l'ho fatto io, che rimase per 40 anni. Era sperimentale, dopo il 68, gli hanno fatto varie generazioni e facevano quell'esame di maturità. Però effettivamente la Repubblica Islamica, che non è un inedito assoluto, perché esistono altre repubbliche islamiche. Una Repubblica Islamica, per esempio, è quella dell'Afghanistan attuale, lo stesso Pakistan all'epoca della rivoluzione c'è anche la Mauritania, che è un paese, appunto, un paese africano, Repubblica Islamica. Ma quello che che contraddistingue questo, uh, questa istituzione e questo Stato è il fatto che sia uno Stato sciita e questo è l'unico che, eh, che si è verificato e soprattutto perché al proprio interno contiene un, de, delle figure, come vedremo, che sono veramente uniche. Allora andiamo un po' avanti. La Repubblica Islamica è un sistema ibrido e qui viene questa mappa che è una mappa, potremmo dire, un po' un rompicapo. Questa, in tutti o quasi tutti i, i libri manuali di, che hanno a che fare con l'Iran si mette una mappa simile, si può mettere animata, si può mettere con colori diversi, si possono dare tante spiegazioni diverse, ma il fatto è che non è una cosa semplicissima, nel senso che ci sono, è un sistema che è composto da istituzioni elette direttamente dal popolo e istituzioni non elette che approvano o nominano delle... Ehm, leggi, delle decisioni o delle figure che hanno poi a che fare con le altre istituzioni. Allora, partiamo dal presupposto. Il, il, un, uno studioso francese, Bernard Urcade, ha detto, è una cosa che io cito spesso, mh, mi, mi scuso in anticipo con chi magari questa cosa l'ha sentita già mille volte, lui dice, l'Iran non è una democrazia come la intendiamo noi in Europa, ma è una repubblica e questo è già qualcosa. Allora apparentemente questo può sembrare come dire un, un come si dice a Roma, consoliamoci con l'aglietto, no? Cioè, nel senso, una cosa e vabbè, vabbè, meglio di niente. No, in realtà, questo è un passaggio importante, fondamentale e che troppo spesso quando si parla di Iran viene dimenticato o viene relegato in secondo piano. In Iran il voto è importante. Comunque lo si veda, comunque si inquadri la, la situazione, comunque si voglia poi dare un giudizio, quale sia il giudizio che si voglia dare su questo sistema. Ma il passaggio delle urne è un passaggio fondamentale. Nei 42 anni della Repubblica Islamica è sempre stato così. Questo è un, eh, una differenza enorme col precedente regime, col precedente sistema durante le, la maggior parte degli anni dell'ultimo Shah di Muhammad Reza Pallavi il voto era assolutamente un rito inutile perché le decisioni ultime erano prese dallo Shah il, il, Parlamento era, il Parlamento che allora era anzi bicamerale perché oltre al Majlis, cioè la Camera che esiste ancora oggi, c'era anche un Senato ma di fatto la contrapposizione politica era un gioco in cui alla fine interveniva comunque il, lo scià ed era lui che decideva tutto lo so già che qualcuno sta pensando è così anche adesso perché alla fine decide tutta la guida e su questo io non sono d'accordo e vedremo perché vediamo un attimo il, il, la mappa non, non, non vi voglio tediare con come dire percorsi eh, di, complicati difficilissimi gol per 3 permettendo bravo Camerano perché tu eh, anticipi in, questa, in, questo, in questo commento un, un passaggio fondamentale che poi vedremo anzi di cui vorrei parlare con voi cioè allora, l'elettorato eh, elegge il Parlamento, elegge anche l'Assemblea degli esperti, e questo è, è un, altro, un altro passaggio che, che, che vedremo. Si vota ogni otto anni, e, ma vedremo poi nel dettaglio: c'è anche le elezioni di medio termine come quest'anno. Il Parlamento, eh, soprattutto l'elettorato, elegge direttamente il Presidente della Repubblica, così come avverrà il prossimo 18 giugno. E da un punto di vista meramente, veramente di dottrina costituzionale, eh, un professore di diritto costituzionale probabilmente mi correggerebbe e direbbe che non è una repubblica presidenziale. Perché? Perché il presidente della repubblica in Iran nomina, sceglie i suoi ministri, ma tutti i ministri, tutti, devono ricevere una fiducia individuale dal Parlamento. Vedremo nel dettaglio quali sono le conseguenze se questa, questa fiducia non viene ricevuta. Quindi non è esattamente un governo eletto direttamente dal voto, è un presidente eletto, ma il suo governo viene proposto alla Camera e il Parlamento ha il potere di bocciarlo, di bocciarne i suoi, i suoi elementi. E vedremo poi nel dettaglio cosa significa. Le, vediamo invece un attimo alla, alla parte del, del, del sistema non elettivo. Il sistema non elettivo è, è la guida suprema, che è appunto il Rabar, ma adesso vedremo tutte le le vedremo tutte nel dettaglio, perché siamo qua apposta stasera, che ha un potere sulle forze armate, che nomina il capo del potere giudiziario e che ha un, un ruolo importante perché nomina... I, i, i membri del Consiglio dei Guardiani, che è quello l'organo di cui parleremo tantissimo in queste settimane, nelle prossime settimane, che sarà quello che decide chi tra i candidati è ammesso alle elezioni e chi no, oltre ad altre cose. Quindi questo lo vedremo nel, nel, nel dettaglio, passo per passo vedremo tutto. C'è poi un altro, un, altro, um, un altro organo che si chiama il Consiglio del Discernimento che è un, 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 come dire, è un po' una Camera di compensazione, tra l'altro anche una, un, un, come dire, un ibrido è nato con la riforma della Costituzione del 1989 ed è una cosa un po' anche all'italiana, nel senso che per esempio è uno di quegli organi che, che, che non ha un numero stabilito dalla Costituzione di, 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 di membri per cui molto spesso diventa un'istituzione un, un, un in cui ex presidenti, ex eh, uomini politici usciti di scena vanno a confluire e vedremo qual è il ruolo di questo, eh, di, di questa, di, di questo, di questo consiglio del discernimento. Eh, andiamo andando un, un po' avanti, ecco qua, vado avanti di qualche secondo, forse l'ho fatto troppo lungo, però effettivamente era una mappa necessaria. L'elettorato, oh, oh, adesso qui è una cosa importante. Io ovviamente facendo una cosa un po' così ho messo l'immagine di, di, di una donna. Ovviamente il, il diritto di voto che venne concesso dallo Shah nel 63 per la prima volta in Iran è rimasto inalterato nel, nella Repubblica Islamica. In, da questo momento, cioè dal 2007, dal 2009, sono non ricordo, che il 2007, no, il 2007, scusatemi, votano tutti i cittadini di età superiore a 18 anni. Perché? Perché invece precedentemente votavano tutti i cittadini che avevano più di 15 anni ed era stata una, una riforma che aveva fatto dell'Iran il paese che aveva l'elettorato più giovane al mondo. Eh, è stato un cambiamento probabilmente dettato anche dalle dinamiche demografiche, dalle dinamiche ovviamente del, eh, de, della, della società che, che è cambiata in questi anni, ma votano eh, le, le, a, a, a diritto mh, attivo e passivo e Tutto l'elettorato, un corpo elettorale che in questo momento non saprei dirvi esattamente di quanti milioni di persone è, ma comunque è decisamente cospicuo, essendo oramai l'Iran è arrivato a 85 milioni di abitanti. Dopo magari vedremo questo vedremo un po' nel dettaglio anche mh, rispetto ad altri aspetti. Viva le donne, Carmen, benissimo, mi associo, ci sta sempre bene. Ehm, per cui ehm, abbiamo visto il voto e vedremo poi l'elettorato ha un ruolo importante, qui entriamo Qui cominciano i nostri guai, lo dico con una battuta, ma entriamo perché andiamo a vedere la figura, questa è la figura chiave di questo sistema, la figura che contraddistingue l'Iran da qualsiasi altro sistema istituzionale, da qualsiasi altra repubblica islamica e da qualsiasi altro paese islamico, è quello perché esiste questa figura, che è una figura ideata da Khomeini, Modellata ovviamente su se stesso, inizialmente modellata sulla sua figura e sulle sue competenze. Qui forse si, si, vede, si vede un po' piccolo, ma insomma, la definizione è fichie, cioè esperto di diritto islamico, oppure Rahabar e Moazem, cioè è la, guida, è la guida suprema. In genere si dice la guida. In realtà, la definizione completa non è la guida della Repubblica Islamica, ma è la guida della rivoluzione. Ma siccome le parole sono anche importanti. Ebbene, sapere che appunto questa figura è stata identificata come guida della rivoluzione, cioè colui che doveva guidare questa rivoluzione, eh, definita islamica ovviamente, eh, in Iran, ma come abbiamo detto tante altre volte, è nata anche con delle anime diverse, anche con prerogative e prospettive diverse. Chi è che sceglie la, la guida? Allora, fino adesso in Iran abbiamo avuto soltanto due guide, Khomeini stesso, che lo è stata dal. Dall'inizio fino al, alla sua morte nel giugno del 1989, quindi per una decina d'anni scarsi, e dopo è stato Khamenei. Khamenei ancora attualmente guida eh, in sella al, come dire, allo stato, è lui il capo dello stato oramai da, da 30 anni è anche come dire, uno dei capi di Stato la cui fine viene pronosticata mh, almeno una volta l'anno ogni volta dicono che sia morto ogni volta dicono che, che, che sia molto male in effetti mh, benissimo non sta perché ha subito a suo tempo un attentato per cui ha perso l'uso di una mano ha un cancro alla prostata, questo si dice oramai da, da 15 anni, si dice sempre ogni tanto esce c'è la notizia che sia malissimo, che sia morto, poi ricompare in televisione perché chi a qualche anno si ricorderà come questo accadeva spesso per i segretari del Partito Comunista Sovietico, quando si c'era un raffreddore, Brezhnev, tu capivi che insomma qualcosa stava, eh, o Antropov, poi Cernienko, poi capivi che in realtà insomma, la situazione era un po' più grave di un raffreddore, per quanto oramai col coronavirus ci siamo abituati a ben di peggio. L'assemblea degli esperti vedremo appunto eh, da chi è composta, ma abbiamo anticipato che l'assemblea degli esperti è un corpo elettivo, cioè le eleggono tutti i cittadini, sono 88 membri, ma quindi sì, la scelta della guida, la guida non è eletta, eh, però attenzione, io questo mi permetto di buttare lì una provocazione, nemmeno il nostro di presidente del, del, della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini. Ovviamente le funzioni sono diverse, ma ovviamente anche questo è un passaggio filtrato. Eh, Francesco dice quindi la guida è il capo dello Stato? Sì, eh, eh, da un punto di vista tecnico, eh, la guida è il capo dello Stato, eh, non è il Presidente della Repubblica il capo dello Stato, anche se il Presidente della Repubblica ha tra le sue eh, funzioni quella di rappresentare lo Stato all'estero. Mm, lo vedremo poi dopo. Camarà dice sostituiscono il dodicesimo imam fino alla sua apparizione. Esattamente la, la, eh, la, la, la teoria del velayat e Faghi. Questo insomma, lo, lo riassumo anche se altre volte è stato detto. Eh, che potremmo tradurla come governo del filosofo, teoria del giureconsulto, giure la, la teoria alla base è questa. Lo sciismo per secoli ha detto, noi non ci dobbiamo occupare di, di politica perché se ne occuperà il dodicesimo imam, cioè l'ultimo imam nascosto, che alla fine dei tempi tornerà per giudicare eh, gli uomini, l'umanità e per portare la giustizia. Però, visto che non sappiamo quando tornerà questo dodicesimo imam, tra l'altro, nella, nella sua raffigurazione anche iconica, viene sempre figurato insieme al profeta, insieme a Gesù. Questo è un dettaglio, ma eh, che vi capiterà magari di vedere queste, queste raffigurazioni finché non, non tornerà, appunto, il dodicesimo imam, il Mahadi. Eh, secondo Comini, in un suo libro, Il Ocumate cioè Il Governo di Dio, sono due te, testi che raccolgono delle lezioni che lui tenne a Najaf nei primi anni 70, ve eh, ve lo eh, Daniela la guida non dovrebbe occuparsi di politica Eh no Daniela proprio la costituzione si occupa proprio di politica eh, adesso ci arriviamo cioè questo è un giudizio che possiamo dare noi non è che è il papa Intendiamoci. Mm, e eh, eh, la figura del del, del del rabar appunto è colui che in base a questa teoria di come ha le doti le virtù dell'uomo sapiente di diritto islamico per cui può reggere il, la città di Dio, la città, la, la città della terra, fino all'avvento del, del, del ritorno del, 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 dell'imam nascosto, in sostanza è questo, una funzione temporanea. Che per certi versi, eh, attenzione, eh, nel mondo dello scismo non ha avuto praticamente presa alcuna, al di fuori del. del, 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 del eccomi ci sono. Era crollato il no, 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 è proprio crollata, crollata la connessione. Datemi qualche segnale se, se mi vedete di nuovo. Uh, adesso dovrei esserci. Spero che spero di essere tornato online. Credo che sia fosse caduto proprio internet qui a casa mia. D'altra parte siamo in un paese avanzatissimo con strutture infrastrutture tecnologiche all'avanguardia. E appunto ok, a posto. Bene, uh, riprendiamo un attimo. Sì, ci sei, grazie. Adesso ci sentiamo. Allora, la prima volta in assoluto che, che, che crepa tutto quanto sarà un caso? I complottisti, no? Allora, il. Aspetta, che, che, che ritorno e riprendo anche un attimo la, la condivisione del, del file. Ehm, dicevo, il, eh, La teoria alla base di tutto questo è appunto che, eh, in, che un, un saggio, un sapiente ben guidato possa eh, fare le funzioni dell'imam di Dio diciamo eh, fin, eh, de, 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 scusate sì eh, del dodicesimo imam dell'occultato finché questi non ritornerà sulla terra questa teoria però nella eh, nella Diciamo, nel, nel mondo islamico sciita non ha mai attecchito, non ha mai attecchito semplicemente perché, perché è una realtà molto differente, molto diversa da, 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 da appunto da, 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 dalla prassi, dalla teoria e della tradizione eh, mh, filosofica e religiosa del, dello sciismo. Cioè, ehm, in Iraq, per esempio, noi tutti quanti eh, voi avete sentito, abbiamo seguito nelle settimane passate il viaggio di Papa Francesco e l'incontro con Al-Sistani. Al-Sistani è un, eh, un religioso, tra l'altro nato in Iran, Al-Sistani, appunto il suo stesso cognome lo rivela. Che si è sempre opposto al Velayate Fahdi, cioè non, 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 non ha mai sposato questa, questa teoria. E all'interno stesso dei grandi agli atolashiiti del sud dell'Iraq è una teoria che non, che non ha funzionato. Anche in Libano, un altro paese dove la componente sciita è forte, è stato più sposato per ragioni politiche la vicinanza al all'Iran che per una reale convinzione di eh, approccio e di eh, condivisione di questa teoria. E anche all'interno stesso del mondo religioso iraniano i dubbi sono veramente tanti, sono stati tanti. E chissà che se alcuni personaggi non fossero spariti. In modo più o meno puntuale, nei primissimi anni della rivoluzione, o subito prima, chissà se poi tutto questo, così noi oggi staremmo a parlare di questo sistema in questa forma. Ritorniamo un attimo a noi, ritorniamo un attimo appunto alla, a, alla guida. Ehm, no, torniamo un attimo indietro, questo siamo già al Presidente della Repubblica, che non, non l'abbiamo fatto. Allora un attimo, eccoci qua, e blocchiamoci qua. No, scusate, ecco. Solo un attimo, abbiate pazienza. Ok, allora abbiamo detto come viene scelto il potere. Tra i poteri, uno dei principali è la nomina di tutte le autorità giudiziarie. Quindi eh, non è un caso se nella storia dell'Iran. Anche attraverso le varie stagioni, i suoi presidenti, e lo vedremo a partire da domenica quante siano state le stagioni politiche iraniane. La magistratura sia stata sempre appannaggio dei conservatori. Questo perché la scelta del capo della magistratura e spesso anche di altre figure della magistratura spetta alla guida, è lui a nominarla. È poi il capo delle forze armate, e nomina i vertici dello stato maggiore generale e dei Basdaran preside del supremo consiglio di difesa allora i Pasdaran innanzitutto mh, questa breve premessa sarebbe il caso magari una volta anche di parlare di dedicare una puntata solo ai Pasdaran cosa sono Ma i Pasdaran nascono nel maggio del 1979 su precisa volontà di Khomeini ed è a lui che rispondono direttamente perché, perché i Pasdaran Engelobe, Islami eccetera eccetera perché? perché loro vogliono lui voleva una forza armata che non fossero le forze armate che, una volta, che fino a pochi mesi prima erano fedeli allo Shah, quindi doveva avere qualcuno che si, di cui si poteva fidare, si potesse fidare, e su base volontaria appunto vennero stigli di Pazdaran, che nel corso poi dei decenni sono diventati qualcosa di ben oltre una semplice forza militare. Sono, qualcuno dice, uno Stato nello Stato, comunque sono una componente di potere anche economico molto importante. Francesco domanda... Quindi gli sciiti ex iraniani sono ancora a alla separazione tra potere politico e religione? E, per la maggior parte sì. Cioè, in Iraq, questa, eh, que questa, questa teoria non ha attecchito. Cioè, lo stesso Sistani, che pure mh, è, 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 è appunto una figura molto, molto prestigiosa, è, è decisamente contrario. E, e, mh, e attenzione, eh, e questa, que questa precisazione. Mh, Deve essere, un, deve essere un po' chiara, forse ritornando, riprendo una piccola parentesi sulla questione eh, dello sciismo. Eh, rispetto al sunnismo, io adesso qua non voglio fare ovviamente una, una lezione di, 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 di religione perché non, non, non ne ho i titoli, non ne ho la capacità, ma eh, si dice sempre che lo sciismo, gli sciiti, abbiano una struttura gerarchica che nel sunnismo non esiste. E questo è verissimo. Eh, nel senso ci sono dei de, de ruoli, gli aiatolà, esempio, nel, nel sunnismo non ci sono. Però attenzione, e, e si dice sempre che in questo gli sciri sono molto simili ai cattolici, con la differenza però non da poco: non esiste un papa nello scismo, neanche Comini, nel massimo momento di maggiore prestigio e potenza e visibilità, al momento della rivoluzione o subito dopo, è mai stato la guida di tutti gli sciri. No, il nome che la precisazione che ho fatto all'inizio. È la guida della rivoluzione non è casuale il suo ruolo politico per questo che io quando molto spesso anche i giornalisti italiani dicono la guida spirituale ma questa guida qua di spirituale c'è ben poco cioè, se uno legge la costituzione iraniana la, 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 la guida di spirituale ma c'è poco non lo puoi paragonare al papa non, non, non ci siamo proprio è un termine che non quadra Qui Francesco, parlando di Pazarazzi, sì, una guardia pretoriana la guida, la guida, esattamente un po' sai come le camicie nere ai tempi del fascismo, cioè giurano fedeltà al Duce, a Mussolini, non, non al re. Esattamente, sostituiscono artesce, artesce, che è l'esercito, e, e ovviamente è nato una forza popolare, armata, volontaria, e che, che poi è diventata ovviamente una cosa molto più eh, organizzata. Questo magari lo vedremo meglio in un'altra occasione. Eh, torniamo, tornando a, alla guida, ai poteri, eh, nomina i sei membri religiosi del Consiglio dei Guardiani. Oh, questo Consiglio dei Guardiani, di cui parleremo dopo, è infatti formato da 12 membri. Sei sono ehm, eh, religiosi che li nomina direttamente lui, altri sei sono proposti dal Parlamento e sono sempre scelti dagli esperti di diritto. Sì, eh, l'Artesh è sempre rimasto e rimane ancora, eh, rimane ancora in Iran, c'è anche un esercito che non, che non, che, che, che non sono né se né Basigi, che sono un'altra formazione ancora, eh, e ancora oggi eh, non è raro che tra queste due, tra l'Artesh e Pasdaran, non corra proprio buon sangue, ogni tanto capita che, 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 che se c'è qualche problema si scarichino le colpe uno con gli altri. Questo è quanto mai attuale al momento della guerra, subito dopo la rivoluzione. Adesso qui apriremo veramente un altro. Un altro... Però sì, l'artesce è rimasto, esiste ancora, non, non è stato abolito. In più, la guida indice referendum deliberati dal Parlamento a maggioranza dei due terzi. Perché anche nella storia della Repubblica Islamica ci sono stati diversi referendum ed è appunto la guida ad indirli. Firma il, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica. E ha il potere di restituirlo se la Corte Suprema lo condanna o il Parlamento lo sfiducia tramite l'approvazione di una mozione. Questo eh, teniamolo a mente per chi ci sarà domenica sera, quando parleremo del primo presidente della Repubblica Islamica, cioè di Abul Hassan Bani Sadr, che appunto fece questa fine, qua nel senso che appunto venne restituito e ci fu poi proprio una, un processo di impeachment, come diremmo noi adesso. Ehm, definisce le linee generali dell'azione di governo e vigila sulla loro corretta esecuzione. Presiede e controlla tutte le fondazioni ehm, culturali e eh, sociali. Infatti, l'ufficio della guida è un ufficio, cioè, non è che è un ufficietto di, di una segreteria. Nel, Fa capo alla guida una struttura enorme di personale, di, di funzionari, eh, di dirigenti che è un apparato importante all'interno del, del, della Repubblica Islamica, comprese le famose fondazioni, le bonianti, cioè sono quelle strutture che non pagando le tasse hanno poi eh, un potere veramente enorme nella, eh, nella gestione del, della macchina statale, dei beni dello Stato. Eh, fondazione che riprese e sostituì in pratica la Fondazione Pallavi, quella che appunto era dirett direttamente del, de, dello Shark, la fondazione dei Mostra Zafin, cioè degli Oppressi, in realtà è diventata una grande macchina di denaro e di, anche di corruzione, eh, molto, molto importante all'interno di, di questo sistema. Quindi, questo è per notare insomma, dei tratti eh, molto, mh, molto generali i poteri della Guida. In, una, 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 una battuta, eh, essendo lui il capo supremo delle forze armate, comanda le forze armate e presiede anche il, il Consiglio di, di sicurezza nazionale, eh, visto che si parla da tanti anni di questione nucleare, l'ultima parola in caso, in caso di che se l'Iran disponesse mai di un'arma eh, un nucleare ce l'avrebbe la guida, non l'avrebbe il presidente. Questa è, è una cosa da tenere in considerazione. Mm. Soprattutto quando nei momenti in cui ci sono stati presidenti più conservatori o più favorevoli alla, appunto, alla, alla corsa nucleare. Ma in questa ipotesi è la guida, non è il presidente. Presidente che però adesso andiamo, andiamo a vedere un po' che cosa invece fa, cosa rappresenta. Allora, io nel, nel fare queste, queste schede ho messo ovviamente le figure attuali, in modo che siano più riconducibili anche alla cronaca, alla cronaca del momento. Allora, il presidente è eletto a suffragio universale ogni quattro anni e può svolgere al massimo due mandati consecutivi. Questo, eh, infatti per questo motivo Rouhani non si può ricandidare a giugno. Si potrebbe ricandidare un'altra volta in un altro momento? Sì, per esempio Rafsanjani fece due eh, mandati negli anni 90 e poi nel 2005 si ricandidò eh, nel, nel, alle, alle presidenziali dopo che appunto era stato, sono stati invece due mandati di Khatami e fu anche l'unica volta in cui si andò al ballottaggio. Eh, infatti, vediamo, e, e, e lo perse però contro Ahmadinejad. Allora, secondo l'articolo 115 della Costituzione iraniana, viene eletto tra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti origine iraniana per nascita da genitori iraniani nazionalità iraniana capacità direttiva e testimoniale da precedenti esperienze affidabilità e virtù lealtà convinta nei confronti dei principi della Repubblica Islamica dell'Iran e della religione dello Stato quindi eh, abbiamo già parlato con Davud qualche serata fa potrebbe essere una donna? sì, perché dalle ultime interpretazioni il, il il, uh, il termine, se non sbaglio, il rajal, che è il che è un termine eh, derivato dall'arabo. Si può intendere come personalità, non come uomo politico, ma deve essere però musulmano sciita. Questo sì. Non ci potrà mai essere nella Repubblica Islamica un presidente eh, cristiano, o un presidente ebreo, o un presidente zoroastriano. Questo per legge non ci può essere, così come deve essere, appunto, in nazionale iraniana. Ci sono queste differenze. D'altra parte, io vi faccio sempre presente che nella stessa Costituzione americana. Il presidente, per essere eletto presidente, non basta che sia cittadino americano, ma deve essere nato in America. Ricorderete infatti tutte le polemiche su Obama, perché qualcuno diceva che avesse falsificato il proprio certificato di nascita e che fosse nato, se non sbaglio, non mi ricordo, sia in Indonesia o uno dei paesi in cui aveva trascorso parte della sua infanzia. Comunque, questo è, è un passaggio importante. Allora, domanda di Francesco: visto che il ruolo era creato su misura di Comini, tale circostanza ha provocato qualche problema durante la reggenza di Caminei? Assolutamente sì, no, non la reggenza, il passaggio di consegne, adesso lo, lo, vedremo, lo vedremo. Alle Hawaii, dicevo, eh, questo, questo non mi ricordavo dove. Beh, no, però aspetta, alle Hawaii, eh, però, le Hawaii sono di territorio americano: loro dicevano, boh, non mi ricordo dove fosse stata. Chiamano la Presidente della Repubblica che non ha più del 30% del potere politico. Sì, ma su questo caso percentuale potremmo discutere, sicuramente è, è una questione interessante. Ritorniamo un attimo, definiamo un attimo gli altri punti. Allora, il, il, chi è che viene eletto? Viene eletto il Presidente il candidato che la maggioranza assoluta, che ha la maggioranza assoluta al primo turno. E in questo caso è stato sempre così, tranne una volta nel 2005, quando appunto venne eletta alla fine Amadine Jad ma uh, al primo turno se non sbaglio era in, uh, al primo posto era uh, Rafsanjani e il ballottaggio invece si, si rivelò mh, insomma assolutamente schiacciante la maggioranza per per Amadine Jad tutte le altre occasioni che eh, se non sbaglio sono state sei o sette se non ricordo sono state invece tutte risolte al primo turno comprese le ultime due volte quando appunto è stato eletto Hassan Rouhani eh, se nessuno dei candidati raggiunge il 50% più un voto si procede con un secondo turno tra i due candidati più votati nel primo eh, è, è esattamente, è esattamente come, come appunto in Francia eh, tanto che si dice che questa costituzione no si dice, si sa la costituzione eh, iraniana è stata eh, in parte presa come modello quella della quarta repubblica francese e, e, e poi con l'innesso di questo ovviamente insomma eh, novità assoluta della del, teoria del giure consulto, ehm, che, che, che cambia ovviamente tutto quanto però compreso l'elezione diretta del, con il doppio turno è, è, è stata presa da quel modello lì sì eh, in Kenya si diceva perché appunto lui se non sbaglio il padre era Kenya ma adesso solo ci interessa poco era semplicemente per fare un distinguo questo non, non dire quale sia peggio o quale sia meglio come costituzione era per dire che ci sono all'interno delle costituzioni anche dei vin che possono anche sembrarci eh, eh, come dire, una, una, una cosa abbastanza um, particolare o curiosa, eh, però d'altra parte sono delle regole. Così io vi ricordo sempre che un altro personaggio, per esempio, degli Stati Uniti, che comunque aveva, aveva a un certo punto una grande popolarità, era Arnold Schwarzenegger, eh, che era governatore dello Stato della California, repubblicano personaggio anche interessante perché un repubblicano ma con delle aperture su rinnovabili su, su su, anche sulla questione etnica razziale su, su molto molto aperto e però lui non, 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 non è stato mai candidato a, alle presidenziali perché è nato in Austria e quindi non, 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 non poteva essere eletto Cecilia chiede anche stavolta si prevede che il vincitore risulti già al primo turno e Qui bisogna vedere quali saranno i candidati. Il problema è che la, la dinamica iraniana è, è tale che, non, che noi non sappiamo ancora quali, quali, quali sono, eh, facciamo un passaggio, quali saranno le personalità che si candideranno ufficialmente, si potranno candidare tra, eh, se non sbaglio, un paio di settimane o qualcosa del genere, due o tre settimane. E poi quali saranno ammessi dal Consiglio dei Guardiani, finché non ci sarà un, uno, uno, una... Eh, una griglia perlomeno di candidati, questa previsione è impossibile da fare. Tra l'altro eh, vi darò poi dopo anche un, uh, un link, se vi interessa, in cui seguire il, i sondaggi, perché li, li stanno portando avanti. C'è cioè, questo sito iraniano, che, che tra l'altro si occupa di sondaggi, lo fa attraverso telefonate e sondaggi telefonici, che per ora sta facendo un... Um, un, un, un sondaggio sulle intenzioni di voto, sulle ipotesi, un po' come fa Mentana il lunedì, il lunedì sera che le spara tutte. Se si votasse oggi, non sanno non sa, non, non sa non rispondere il 60%, ma poi, però non no, vabbè, siamo, siamo così, ovviamente non possiamo sapere quali, quali saranno i, i candidati. Faccio, eh, me lo auguro, nelle file dei, dei moderati riformisti. Ehm, da un consiglio, chiunque di voi sia interessato al dibattito elettorale e può perché ha un iPhone eh, stia su Clubhouse perché queste serate stanno uscendo dei, dei dibattiti sì, in persiano, però magari ecco seguendo poi qualche altra cosa, molto molto interessanti, cioè un, un paio di settimane fa mh, Zarif è stato due o tre ore eh, la scorsa settimana la figlia di Rassan Rasanjani è stata sei ore sei, hanno finito alle tre di notte in Iran e Ha detto di tutto, di più. Cioè, ver veramente una club house, eh, eh, come dicono quelli, quelli, quelli bravi, eh, potrebbe essere il game changer di queste elezioni. Cioè, nel senso che, che discutono tutti, e il, la, la, la discussione fatta da Faisei Raffsan a Shemirsan la figlia dell'ex presidente eh, Raffsan che è morto ormai 3 o 4 anni fa, se non ricordo, eh, ha voluto che non ci fossero eh, che i moderatori non censurassero nessuno. Mentre eh, Zarif sì, cioè quindi i moderatori non, non facevano parlare su questioni di dissidenti politici, eccetera, eccetera, lei ha parlato di tutto, quindi è diventato uno spazio incredibilmente eh, aperto che, 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 che ha fatto veramente un, è stato veramente un passaggio epocale. Poi magari condividerò anche un articolo su questo. Daniela, molti molti giorni non hanno più bisogno di alcun politico, non andranno a votare. Sì, sì, ma questo è vero, ma questo è vero un po' dappertutto, no? Si dice dappertutto ehm Bisognerà vedere, per esempio, Faisè, questa figlia di Rossangeni ha eh, rivolto un appello per boicottare il voto, però poi alla fine lascia pure aperta una, una porta per dire sì. Però chissà se poi magari mi, mi, mi candidano, può essere che un pensierino ce lo faccia. Non, probabilmente non verrebbe mai ammessa lei stata arrestata tre volte, si è fatta un'altra sei mesi di carcere per attività contro lo Stato, e via dicendo. però questo della sfiducia, del malcontento, sì è qualcosa che si dice sempre, ma si diceva pure quando venne poi eletto questo signore qua che vede nella foto. Cioè. Eh, le, la prima elezione del 2013 tutti dicevano che non sarebbero andati a votare perché erano delusi dopo il 2009 gli anni di Amadine e eccetera eccetera e poi alla fine ci sono andati e come e la differenza si è vista Zarif lo voterebbero anche i giovani questo non lo so perché eh, c'è questa contraddizione che, che questo governo e Zarif e Roani scontano poi il malcontento degli ultimi anni perché poi alla fine tra il ritiro degli stati uniti e le sanzioni il covid non è stata eh, non è stato facile per loro anche se oggi eh, il portavoce di di Uno dei ministri di Rouhani ha detto gli ultimi 100 giorni, una volta si i primi 100 giorni di un presidente, invece, gli ultimi 100 giorni saranno i 100 giorni che termineranno senza Covid e senza sanzioni. Manco Draghi si sbilancia a dire, manco figliuolo si sbilancia a dire una cosa come, come questa. Quindi insomma è molto difficile soprattutto per il Covid. Per le sanzioni vediamo perché qualcosa potrebbero giocarsela, vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Con quali criteri vengono scelti i candidati del Consiglio dei Guardiani o, o cambiano ogni volta i criteri? E adesso ci arriveremo. Ci arriveremo. Sì, ma il contante è enorme. Sì, sì ma, ma sicuramente. Adesso, adesso andiamo, andiamo un passo per volta e arriviamo anche al Consiglio dei Guardiani, che sarà anzi forse la tappa più importante di questa cosa. I poteri del presidente, eccoli qua. Il presidente della Repubblica nomina i ministri, quindi il titolare dell'azione di governo nomina i ministri e guida l'esecutivo. Sottoscrivi accordi internazionali, qui ho messo qui con Mattarella non a caso, e che per entrare in vigore, però, questi accordi internazionali, attenzione, devono poi ricevere l'approvazione a maggioranza semplice da parte del Parlamento. Quindi, anche il famoso accordo sul nucleare, che oggi vive, insomma, ha vissuto stagioni molto migliori, venne firmato in ultima istanza da Rouhani, ma poi venne mh, sottoposto al voto del Magelest del Parlamento e non fu una cosa proprio pacifica. In quel caso fu anche molto importante il ruolo che l'allora speaker del Parlamento, il Presidente del Parlamento, la Rijani, ex eh, moderato, ex conservatore, poi avvicinatosi più alla, alla fase dei moderati riformisti con Roani e mh, come mh, seppe mh, mettere in calendario le votazioni, gestire anche il tutto, infatti venne accusato, ec, anche accusato di essere di parte pro Roani, comunque alla fine quell'accordo venne sottoscritto dal Parlamento. Ecco, questa è una cosa che a me è molto interessante perché da questo punto di vista, anche dire, per certi versi, è anche un po' più avanti di quando venne scritta rispetto alla nostra di Costituzione, perché il Presidente e i ministri non possono svolgere la professione di avvocato o magistrato o ricoprire la carica di Presidente, Direttore o Consigliere di amministrazione di una società, se essa pubblica o privata. Questo non è una cosa da poco, perché per esempio in questo momento il capo della magistratura, che è Raisi che è stato già candidato nel 2017 contro Roani, per candidarsi dovrebbe dimettersi, dovrebbe abbandonare il suo ruolo nella magistratura. Quindi non è proprio una cosa semplicissima. Roani dice: Francesco, scusate che bevo un attimo. Rovania ha sempre una faccia simpatica. Scusate il commento, qualunque sia. Si mi produce. No, però questo è vero. Cioè, rispetto ad altri personaggi del passato, poi magari li vedremo. Il ministro della comunicazione, Giacomo Giovane Giovanni Volenteroso, che potrebbe avere molti voti, ma ahimè, non verrà messo al Consiglio, Consiglio. Infatti, e questo non verrà proprio ammesso, già lo sappiamo perché. Perché recentemente hanno cambiato la legge e hanno alzato l'età per candidarsi a presidente. E lui, se non sbaglio, ha meno di 40 anni e quindi non può candidarsi. Giacomo è un personaggio. Poi subito si spregano no, i paragoni anche piuttosto. Così, insomma, mh, peregrini, però era stato definito qualche anno fa il Macron della politica iraniana. Però, personaggio, lo seguiremo, seguiremo anche lui. Francesco, i moderati riformisti sono forse quelli detti conformisti oppure si tratta di un altro uh, gruppo? No, no, mh, mh, questo mi sono espresso male io. Eh, I moderati e i riformisti, diciamo, la, la componente riformistica vera e propria, è decisamente minoritaria in questo momento, sia nel Parlamento sia proprio nella politica iraniana. Lo stesso Rohani non può essere definito riformista, viene definito così da otto anni. Ma lui non è un riformista, lui è un moderato, è un conservatore moderato. l'altro, poi ne parleremo quando parleremo di Rohani, perché adesso poi dedicheremo una serata per ogni presidente. Accidenti, hanno anche la legge sul conflitto di interessi, roba che Berlusconi sposta. Sì, la legge ha cambiato il Parlamento. Eh, no, no, non l'ha cambiata la legge il Parlamento. Venne, venne approvato. Tu, tu intendi l'approvazione la, del, del, del patto dell'accordo nucleare? No, no, venne, venne poi approvata venne in quel modo. Sì, c'è cioè la questione del conflitto di interessi. Eh, esiste anche la forma proprio di blind trust, cioè di, 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 di bisogna dimettersi dal ruolo di presidente di, di una società, eccetera, eccetera. Quindi insomma, non è. Avremo un conservatore con molta probabilità. Vedremo, vedremo, vedremo tutto. Allora, vediamo un po' invece il Parlamento. Oh, il Parlamento è un sistema eh, monocamerale, il Magelles. Ricordo che prima con. con lo Scia invece c'erano due eh, rami del Parlamento, c'era anche il Senato che poi è stato abolito. Sono 290 membri. Al momento della Costituzione, cioè quando venne fatta la Costituzione... Ah sì, l'innalzamento delle teste del Parlamento, sì esattamente. Mi è era fatta una legge che è stata dal al Parlamento. Eh, All'inizio i 290 membri erano 270, quando viene scritta la Costituzione. Sono poi aumentati di 20 unità perché è aumentata la popolazione. Io ricordo sempre che l'Iran del, del 79 aveva 35 milioni di abitanti, oggi ne ha 82-85. Quindi, insomma, per dare rappresentatività alla, 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 al popolo, sono seriamente anche i suoi membri. I 296 sono, vengono assegnati attraverso un sistema misto di collegi uninominali e collegi plurinominali. Allora, qui entro un po' nel dettaglio tecnico, non, non vorrei dire, tediarvi, però è anche interessante per questo, per capire poi quando si vota cosa succede. Nei collegi uninominali i candidati devono raggiungere la soglia del 25% al primo turno ed eventualmente andare al ballottaggio tra i primi due con voto maggioritario. Nei collegi plurinominali invece ogni candidato deve ottenere almeno il 25% dei voti, tra questi vengono poi quel, eh, scelti quelli che ottengono, vengono eletti quelli che ottengono più voti. È un po' complicato, non ci entriamo troppo nel dettaglio, anche perché le prossime elezioni parlamentari ci sono. Fra tre anni lo vedremo magari con, con calma, se di ora. Le minoranze religiose, questo è interessante. Secondo l'articolo 64 della Costituzione, dei 290 membri del Parlamento, uno deve essere scelto da un collegio speciale formato solo da elettori di religione zoroastriana, uno da elettori cristiani, assiri e caldei. Uno, ehm, eh, aspetta, che, che ho scritto qui, che se non lo leggo più, uno da, da, da elettori di religione cristiana eh, armena e poi due da eh, elettori ebrei. Inizialmente per gli elettori ebrei c'era soltanto un parlamentare, poi sono stati elevati a due. Eh, eh, un camionato eh, potrebbe essere eletto con eh, molta probabilità, un conservatore tipo Alil Ali, e probabilmente sarà lui. Sì, anche se la Rijani, questo legge un articolo su un quotidiano iraniano qualche giorno fa, dice che eh, ah, le credenziali ce le ha tutte, manca però di un elemento, non ha, non ha carisma, e questo è vero, è un po' un dottore sottile messo, messo dietro così, però vediamo un po'. Qui il professor Naccarello mette una serie di nomi, quelli che abbiamo visto anche con Davuto, ma io eh, di nomi ne parlerei pur parlare finché non escono quelli ufficiali. Quando sono quelli ufficiali, poi parleremo proprio di nomi e di candidati e di tutto. Quindi questo abbiamo visto il Parlamento. Eh, cosa fa il Parlamento? Ecco, perché questo insomma, è interessante. Sono eventi senza vincolo di mandato, questo sommo dispiacere per i nostri amici grillini. Non esistono gruppi parlamentari, anche questo è un dato interessante. Terminata la competizione elettorale, le fazioni si compongono e ricompongono in modo molto fluido all'interno del Maglès. In base all'articolo 71, può legiferare, il Parlamento può legiferare in tutti i campi entro i limiti fissati dalla legge costituzionale, e può il Parlamento. Eh, promuovere inchieste ed effettuare verifiche riguardo ad ogni affare del paese quindi insomma è un eh, mh, anche il Parlamento quando si dice che in realtà non abbia poi tutto questo potere non si dice una cosa, una, una cosa mh, proprio esatta il, il potere ce l'ha e come anzi vedremo, cominceremo a vedere proprio dalla, dalla. Of ecco vi faccio vedere un breve video va, così magari per un pochino io otaccio, taccio experts. Iran's new assembly of experts may pick the next supreme leader so what is the assembly The Assembly of Experts is a group of qualified jurists that is elected by the public every eight years. Based on the Constitution, the Assembly is above the three branches of government because its main tasks are to select, monitor, or dismiss the Supreme Leader. The qualification of parliamentary candidates is the responsibility of the Guardian Council, though five out of the 12 members of the Council are members of the Assembly of Experts. However, if the Supreme Leader explicitly or implicitly decides to qualify a candidate, the discretion of the Guardian Council would not be necessary. The Assembly of Experts has 7 commissions that meet every 6 months. The first Assembly of Experts was formed in 1984. Its most important actions were in 1986 when it chose Ayatollah Montazeri as the Deputy Supreme Leader and in 1988 when it chose Ayatollah Khamenei as the Supreme Leader. 70% of the members of the assembly of experts are currently 70 or older. the average age of current assembly members is 71 years old. the youngest member is 50 years old. many believe there is a chance that the fifth assembly of experts will be in a position to choose the next supreme leader of iran. this is why the election of the next assembly is extremely important. for more information, please visit Eccomi, allora, mi dispiace che era fatto in inglese, però mi piaceva molto anche l'animazione. Allora, qual è il punto? Sono 88 membri eletti a suffragio universale ogni 8 anni, 8 anni, però li votano, si votano, si sono votati appunto anche l'ultima volta nel 2016. Ogni 4 anni si svolgono elezioni di medio termine e anche questa volta insieme alle elezioni per il Presidente si voterà anche per sostituire eventuali posti vacanti membri deceduti o non più abili a partecipare. E teniamo presente che, ecco, come si dice anche nel video, ci sono dei de, 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 de membri di, questo, di questa assemblea degli esperti che hanno 99 anni. No, non è un modo di dire, veramente. Lo stesso Gianna Ticolos, presidente del, 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 dell'assemblea degli esperti, ne ha, non mi ricordo, 95-96, sono veramente delle, delle figure che sono quelli che vengono dalla, poi dalla rivoluzione. E eh, queste elezioni servono per sostituire a chi appunto o è morto o, o, o non può più starci, insomma, a seguire. I candidati sono tutti giuristi o ac e accademici islamici, non, non per forza dei religiosi, possono anche non averci il, il turbante, insomma, possono anche non essere dei religiosi, ma devono essere degli esperti eh, di, di diritto islamico. Sono loro a selezionare la guida e a rimuoverla qualora si dimostri inabile e adempiere i doveri costituzionali. Ma chi decide, eh, dice, dice Francesco, l'ammissibilità dei candidati che possono essere eletti in assemblea degli esperti? Bella domanda, e riariamo al Consiglio dei Guardiani. Quindi qui c'è un po' un cane che si morde la coda. Ma rimaniamo un attimo all'assemblea degli esperti. Nel video, avrete visto, si fa un riferimento storico piuttosto importante. Cioè, nell'84, cioè quando ci fu la prima assemblea degli esperti, venne eletto, eh, venne scelto, come successore di Khamene e di Khomeini, eh, la Tra l'altro a me c'è questa cosa adesso chiedo chiedo con forte gli amici iraniani che nella storia iraniana ci sono dei nomi che sembrano scritti in, in un romanzo. Cioè eh, Montaseran i persiano vuol dire aspettare e questo tizio che sarebbe stato da aspettare, sarebbe da, da attendere, ma in realtà lo attendono, per sé, ma alla fine no, non ci sarà mai. Perché? Perché a un certo punto lui si scontra con eh, Khomeini e si sconta sul, sulla gestione de, della Repubblica Islamica, in particolare si scontrerà contro quella sorta di soluzione finale che Khomeini nell'88 decide nei confronti dei prigionieri politici, soprattutto dei Mogadine e Khalq, facendoli passare per le armi, e si parla di migliaia e migliaia di vittime. Montaseri si dissocia, scrive una lettera a eh, Khomeini in cui chiede dell'accaduto e quello sarà il motivo della rottura. Per cui, fino ad allora, negli uffici pubblici in Iran, c'erano le due foto, c'erano le foto di Khomeini e di Montazeri, che sarebbe stato il suo successore. Era già designato. Dopo quel fatto, lui invece viene privato di tutti i suoi titoli, di fatto messo in una sorta di, eh, non dico di confino, ma insomma di, di, di resti domiciliari eh, nella sua casa, e lì morirà poi nel 2010. Tra l'altro, i, i, i suoi funerali saranno una delle tante, occasioni di protesta e di, di rivolta successive alle famose elezioni del 2009. Quando, e qui arriviamo poi alla questione di Camenei, che chiedeva Francesco, nella Costituzione iniziale era previsto che la figura del, del, della guida fosse un margiataglid, cioè che, che è impressionato di una fonte di imitazione, cioè fosse un, eh, un Ayatollah che avesse, tra l'altro, fatto, eh, pubblicato, una tesi, una sorta di tesi di dottorato, sì, eh, forse fu un che tu ci lì, perché secondo me di un ragazzo, di una ragazza, forse nell'ottanto... Sì, lui prendeva spunto da un caso singolo per denunciare quell'evento. Sì, lo racconto, esatto, grazie, nel, nel libro. E, ehm, e scusate, mi sono, perso, mi sono perso un attimo il filo, stavo dicendo della... Del, 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 uh, um, del, 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 scusatemi, c'è cioè un momento di vuoto. Stavo parlando di Montazzerippa, della successione di Camenei, che non aveva i titoli per, per fare la guida in base a, quella, a quello dettato costituzionale. Per far sì che tutto ciò avvenisse, di fatto cambiarono la costituzione. La costituzione ha avuto infatti una riforma piuttosto profonda nel 1989. E che, che, che entrò in, in vigore dopo il referendum, subito dopo la morte di Comenì, che di fatto eh, cambiò molti aspetti, adesso li vedremo pure, tra l'altro abolì la figura del primo ministro, eh, introdusse il Consiglio per il discernimento e cambiò i poteri del Presidente della Repubblica, e in un certo senso la guida rispetto alla guida incannificata, impersonificata da Comini, di praticamente... Facendo una battuta, potremmo dire che è una guida un po' meno suprema, cioè nel senso che sì, si riconoscono le funzioni politiche molto importanti, ma da un punto di vista del riconoscimento della sua autorità, della sua autorevolezza, da un punto di vista religioso, sicuramente c'è un po' come dire, un, un, un abbassamento di livello. E fu l'unico modo quello per consentire a Kamenei, che altrimenti non avrebbe avuto i titoli, di, di, di coprire quel ruolo, che poi però in sostanza fu il frutto di una spartizione di potere tra Kamenei stesso e Rafsangeri. Questo lo vedremo con più precisione nelle puntate dei presidenti della Repubblica da, da domenica sera in poi. Scusate, questo andiamo avanti. Perfetto. Allora, uh, siamo arrivati... Oh, il consiglio per il discernimento, e qui, qui ne vediamo delle belle. Majma e Tashkis e Maslahat in esame. tradotto spesso come consiglio di discernimento dell'interesse del sistema potrebbe anche essere chiamato Consiglio per la risoluzione delle controversie. Questo appunto è un organo strano. È composto da membri nominati dalla guida per un incarico rinnovabile di sei anni. Il numero dei membri non è definito, si è passati da una ventina di membri a circa 40 attuali. Proprio nell'attuale c'è anche Amadine Jad dopo che venne eletto eh, Roani nel 2013, cioè ci sono tante figure diverse, c'era Arsangeni e, e il consiglio si finisce ogni volta che il consiglio dei guardiani, di cui adesso parleremo, Pone il veto su un disegno di legge approvato dal Parlamento e questo non accetta di modificarlo. Cioè, quando c'è una controversia, interviene questo Consiglio per il discernimento. Le decisioni del Consiglio per il discernimento non sono né pubbliche né contestabili. Ecco, questo è un altro insomma, aspetto abbastanza eh, importante di tutta questa faccenda, perché non essendo pubbliche né contestabili, insomma, si prestano anche a un'arbitrarietà. Piuttosto evidente, nel senso che molto spesso, non, se qualcosa è deciso poi in un modo, non è, lo stesso Consiglio non è tenuto a darne spiegazioni né a darne come dire, una pubblicità evidente a eh, tutti Ecco qua il consiglio dei guardiani. E qui siamo a noi. Qui siamo, questo, questo è uno dei passaggi fondamentali di questa serata. È composto da 12 membri, 6 religiosi, FOCA scelti dalla guida e 6 eletti dal Parlamento tra i giuristi nominati dal capo del sistema giudiziario. I FOCA si, si occupano delle questioni riguardanti la legge islamica, mentre i secondi hanno un ruolo più tecnico. I membri del Consiglio dei Guardiani restano in carica per 6 anni e sono rinnovati per la metà ogni 3 anni. Anche qui c'è un... Un rinnovo, vedete che sono previste queste forme di, eh, potremmo dire, di medio termine di, 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 di incarichi che poi devono essere rinnovati. La guida ha rinnovato l'incarico agli stessi membri anche diverse volte consecutive. La Costituzione su questo punto non parla di limiti di incarico. Il Consiglio dei Guardiani. Eh, interpreta la Costituzione e può rigettare leggi emesse dal Parlamento se le considera in, cont in contrasto col testo costituzionale o il diritto islamico. In questo caso la legge viene rinviata al Parlamento e questa è una storia classica della Repubblica Islamica. Di un Parlamento, magari a maggioranza riformista, che si era spinto negli anni di Catami ad approvare leggi anche molto di, di apertura, di riforma, e poi il Consiglio dei Guardiani le ha puntualmente stroncate, le ha rimandate in, in aula. L'aula magari non le ha si è rifiutata, non le ha modificate come avrebbe voluto il Consiglio dei Guardiani, e magari è intervenuto il Consiglio per il Discernimento, che ovviamente poi ha dato ragione al Consiglio dei Guardiani. E la legge è rimasta. Eh, inadempiuta, cioè non, non, non si è realizzata. Questo insomma è, è, è un esempio classico delle dinamiche proprie della Repubblica Islamica, dei, dei, vari, dei vari meccanismi per cui poi delle, dei grandi progressi in avanti non ci sono stati da questo punto di vista, perché il sistema stesso permette, come dire, un'auto-immunità eh, da parte del, de, 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 delle forze più conservatrici. Perché è importante questo Consiglio dei Guardiani? Qui ci siamo. Perché è l'unico organismo, questo insomma, da un punto di vista giuridico, filosofia del diritto potremmo dire, che è in grado di interpretare in forma giuridicamente vincolante la Costituzione iraniana. Le sue decisioni sono perciò considerate come una, una delle fonti del diritto costituzionale, cioè quello che decide questo Consiglio fa legge, cioè è, 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 crea un precedente, è una fonte del diritto costituzionale. Il Consiglio valuta sulla base dei requisiti indicati dalla Costituzione su ogni singolo candidato se è idoneo a partecipare alle elezioni presidenziali e parlamentari. E qui entreranno in gioco i nostri, i nostri 12 amici. Entreranno appunto in gioco eh, tra poche settimane quando dovranno eh, valutare migliaia e migliaia di candidature. Le candidature sono, sono anche spontanee, eh, ci saranno tipi di tutti i colori che vanno a candidarsi per, per, per fare i presidenti della Repubblica ma eh, alla fine ne escono ne vengono insomma passano al setaccio veramente pochissimi inoltre il Consiglio dei Guardiani interpreta la Costituzione e può rigettare le leggi messe dal Parlamento come abbiamo visto se le considera in contrasto col testo costituzionale o con il diritto islamico in questo caso la legge viene rinviata al Parlamento se una legge viene inviata per la volta dal Parlamento al Consiglio dei Guardiani e di nuovo non ottiene il voto di conferma non entra in vigore fine della storia questo è il è il, è, è il discorso sul perché, si dice sempre, perché durante gli anni dei, dei riformisti non sono riusciti ad approvare delle leggi sulle donne, perché non sono riusciti ad approvare delle, delle riforme strutturali, perché il sistema stesso ha all'interno dei meccanismi che possono bloccare questi, queste procedure. Dice Carmela, le radiche ratami, come per dire, le rivoluzioni mangiano i propri figli, vedi Mussavi, eh sì, questo questo lo, 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 lo vedremo nel dettaglio quando racconta, racconteremo poi le storie dei singoli presidenti Francesco fa un paragone con la consulta italiana Iaco dice appunto gli iraniani hanno un'età media abbastanza giovane e vedere questi vecchi dinosauri fa tristezza e eh, questo è vero eh, indubbiamente c'è una differenza abissale anche perché questo è uno dei vecchi punti di questa nostra fase storica non esiste una classe di religiosi nuova che rimpiazzerà questi vecchi dinosauri sono pochi, non c'è una classe politica religiosa in questo senso. Quindi, bisogna vedere cosa succede. Quindi, le donne sarà difficile, certo sarà difficile, sarà difficile, ma non escluso perché mh, proprio qualche anno fa è stato ribadito invece che l'interpretazione del testo della parola che dicevo prima, Rajal, cioè è a personalità, e quindi in teoria una donna potrebbe essere ammessa. Poi, certo, tra la teoria e la pratica a volte c'è tutta la differenza del mondo, perché ovviamente potrebbe essere preso a pretesto qualsiasi altro elemento all'interno del, del, della biografia, del curriculum di, di questa personalità. Sarebbe perciò importante se fosse un personaggio, come dire, ovviamente interno al sistema e che potesse anche vantare dei precedenti a livello uh, di, di governo. Vediamo il sistema giudiziario. Abbiamo quasi finito, eh? non, non, non temete. Il sistema giudiziario, eh, li, li ricordiamo sempre che, in. In, in Iran vi, eh, vige la separazione dei poteri, quindi diritto legislativo, esecutivo e eh, giudiziario. Il sistema ehm, sarebbe però un errore associarlo a un'interpretazione rigida, stretta della legge coranica. La sharia è una delle fonti del diritto, ma non è l'unica. Nella Costituzione del 79 afferma in particolare l'indipendenza del potere giudiziario. Eh, in virtù della riforma del 1989, a capo del sistema giudiziario c'è un responsabile scelto direttamente dalla Guida Suprema ogni cinque anni. È lui a indicare il Ministro della Giustizia e il Presidente della Repubblica quando questi forma il governo. Qui c'è un, un dettaglio. Sapete voi chi è che già lo sa? Qual è stato l'unico Presidente della Repubblica che, che invece si è opposto a questa cosa avrebbe voluto nominare il suo? Lui da solo, il Presidente e il Ministro della Giustizia? Non fate ricerche su Google? 10 secondi vincete un calendario se già non ce l'avete. Pensateci. Il Camerano, il Camerano, ovviamente lo sanno tutti, anche gli amici del Nero. lo sanno tutti. Vediamo se Francesco o qualcun altro dei nostri amici si butta. E dire, chi, è, chi, è, chi è che prova ad andare contro questa tradizione? Boh, Banisadr? No, no, non Banisadr. Ama ah, dire Già, brava Cecilia, fu, fu, fu lui, fu lui che, che invece se ne uscì al secondo mandato, quando cominciò da subito ad entrare in rotta di collisione con, con la guida, e lui invece voleva, voleva nominare il suo, ha deciso lui, ma questa era una cosa che, che però andava contro una certa prassi costituzionale, cioè una, una, una prassi che, che, che è sempre stata fatta così. D'altra parte, per esempio, anche da noi era tradizione che il ministro di Grazia e Giustizia ricevesse comunque come dire, un, un gradimento particolare da parte del Presidente della Repubblica al momento della formazione dei ministri qui entriamo però in un discorso più, più ampio anche molto, molto, molto mh, affascinante se vogliamo. sì, pazzo ma infatti io questo vedrete che eh, quello che io penso ma lo penso veramente è che il vero Presidente dirompente della storia della Repubblica Islamica non è stato Khatami è stata Marine Rejad quello che avrebbe potuto mandare in crisi tutto quanto, a modo suo, ovviamente, dal suo punto di vista, ma era la Madine Giada. Ma lo vedremo quando parleremo di lui. Tra l'altro, avremo, avremo già anche un ospite che su questo ci potrà raccontare molte cose interessanti. Ma manca. Ah, l'ho letto oggi: la Libra di Ferenza, la questa interconnessione, come tutto torna. Allora, eh, arriviamo al sistema giudiziario, in virtù delle riforme dell'anno, ah, questo abbiamo già detto, scusate, l'azione sia penale sia civile è obbligatoria perché il giudice inquirente, avuta notizia di reato, deve indagare in merito. Um, adesso ci siamo quasi, se non mi ricordo qual è il passaggio su, successivo, siamo veramente quasi in dirittura d'arrivo su, sul tutto. Sta studiando Cecilia perché um, giustamente le elezioni si avvicinano, io spero anche per lei che... Quindi le possa seguire da vicino quest'anno, non sarà facile per nessuno, ahimè. Amadir allora abbiamo finito. E eh, questa era l'ultima, l'ultimissima mia, mia schermata. Amadir già un coglionazzo di Oggetie, tanto faremo anche una diretta su Oggetie, caro Camran, così racconteremo ai nostri amici di cosa, di, cosa, di cosa stiamo parlando, del cosa fai riferimento tu. Allora, io spero che questa cavalcata nei meandri della... Repubblica islamica sia stata di vostro gradimento. Non so se ci sono delle domande. Se ci sono delle obiezioni, se c'è qualcosa che volete chiedere o dire, ottimo, dice Camaran. Grazie. C'era una considerazione il sistema è poco democratico. Beh, sì. Cioè il sistema è. Allora, il punto è questo. Eh, il, il sistema è sì, poco democratico, ma è un sistema in cui la partecipazione è comunque importante. Cioè, il barometro dell'affezione o della disaffezione degli iraniani con questo sistema è dato dalla percentuale, dall'affluenza alle urne. Che vale la pena ricordare, nell'ultima tornata elettorale, quella del 2020, cioè un anno fa, per le elezioni parlamentari, è stata la più bassa in assoluto della storia della Repubblica Islamica, ufficialmente il 40%. Ma c'è chi dice che sia stato anche meno. Quindi, questo segna una crisi, una crisi vera. Nel, nelle, nelle, nelle prossime puntate mh, seguiremo anche insieme a tutti i presidenti. Vedremo anche quando sono stati eletti, con che percentuale sono stati eletti, ma soprattutto quante persone sono andate a votare. Perché questo è fondamentale e sarà fondamentale anche stavolta. Io, però, vi ricordo che questa volta sarà un election day, cioè si voterà non solo per il Presidente della Repubblica, si voteranno per delle persone. Ehm, amministrative, quindi per enti locali e si voterà come dicevo prima per le elezioni di medio termine dell'assemblea degli esperti. Quindi si prevede che l'affluenza non sarà bassissima perché comunque sapete che quando si uniscono varie tornate elettorali, soprattutto quelle per le amministrative, l'affluenza sale perché c'è un interesse maggiore da parte dei cittadini. Ma vediamo però vediamo cosa succede da qui a lì: manca pochissimo, ma in questo pochissimo può accadere di tutto e in due mesi esattamente poco meno di due mesi mh, potrebbero esserci delle dinamiche che si mettono in modo che potrebbero portare a, a, poi a delle, quindi, delle scelte e delle conclusioni eh, le decisioni sono poco democratiche ma il processo che porta a decisioni a vari snodi molto democratici ma sai che per esempio addirittura si parlava qualche tempo fa ne parlava da Wood in un ultima diretta se non sbaglio addirittura la possibilità di fare eh, Ehm, delle primarie all'interno di, di, di qualche di, di una delle de, de varie fazioni um, è, è, è un problema, cioè nel senso che in, che in questo momento c'è anche un problema di rappresentatività delle varie fazioni, cioè i riformisti in questo momento stanno pagando la mancanza di una, eh, di, 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 di una leadership, di una leadership vera, cioè di, qualcun, di un personaggio anche carismatico. In questo, Katami, vedremo anche lui. Ebbe un peso fondamentale perché, comunque, era un personaggio che aveva un suo fascino, che aveva un suo, una sua presa sul pubblico, che aveva una sua capacità oratoria. Qui, in questo momento, ci sono tanti, tante figure, tante chiacchiere, tanti personaggi molto così. Nel, nel fronte riformista, francamente, questo non sembra emergere un, un campione da questo punto di vista. Per quanto io ricordo sempre che Catami, quando poi venne eletto, era. Non è che fosse così popolare, era stato ministro della cultura, direttore della biblioteca nazionale, ma insomma fu un po' un errore a sorpresa. Io ricordo eh, questo dettaglio per, per farci capire quanto poi non è vero che sia sempre tutto deciso prima, perché c'è una parte della pubblicistica nostrana che dirà questo, lo comincerà a dire adesso e lo dirà fino al giorno dopo in cui sarà proclamato il nuovo presidente, che è tutto deciso prima, che sono elezioni farsa. Non è così. Ricordo sempre che quando venne eletto Katami ehm, erano così convinti i conservatori. Di essere eh, di vincere, che, che il fratello di, 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 di questo, che, do, che era Nuri, che doveva essere eletto eh, presidente, era convinto di vincere le elezioni, il fratello che era un medico, ma sarebbe stato probabilmente il suo ministro della sanità. Il giorno, dopo aver votato partì per un convegno in Australia, tanto era convinto che tornava e lo aspettava il suo, il suo posto da, da ministro della sanità. E non fu così, perché invece vinse al primo turno con una percentuale schiacciante Ahmadinejad. Quindi chi dice che, che, che è tutto già deciso e che non contano nulla, non conosce bene la storia dell'Iran. Che poi siano determinanti al 100%, assolutamente no. Allora, ma esistono partiti, partiti politici durevoli? No, ci sono partiti politici che durano molto tempo. E lo vedremo magari anche nel... eh sì, è una tecnologia esattamente, è una che era, era dato per, per scontato, no? vincesse lui molti dicevano che avrebbe vinto lui invece per non mi eh, dunque partite, ma neanche prima che a noi sono tanto, stati tanto utili sì Daniela, io pure vorrei sapere a noi che cosa mai sia mai utile tanto poi alla fine ci troviamo sempre con con queste scelte abbastanza particolari, non entro nel dettaglio. E magari vedremo un po' anche una, una serie di, di famiglie eh, politiche, più che altro, cioè della galassia dei, dei, dei partiti. Questo l'abbiamo visto con gli amici che hanno partecipato alla, alla diretta, quella. Alla lezione, diciamo così, che ho fatto con chi per partecipato al crowdfunding e abbiamo passato quella, quella giornata insieme qualche settimana fa. In questo ho messo anche una mappa dei partiti politici per quanto sia tutto sommato, a nemmeno poi così, come dire. Così indispensabile perché cambiano veramente, mutano di, 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 di settimana in settimana. Quindi potremmo noi avere magari come candidato dei, dei, dei cosiddetti riformisti un personaggio che viene da tutt'altra storia. C'è una vota poteva ci si è Lorenzi, civare, sì, pure poteva ci Quella volta, allora, lasciamo perdere. Eh, Giulia, grazie per questa diretta molto interessante. C'è qualche testo che consiglierei di approfondire? Grazie, meno male mi ha fatto questa domanda. Se no, mi stavo per dimenticare. Allora io consiglio, due testi, ne ho scelti soltanto due, poi potremmo leggere tutto, potreste seguire mille cose, ma eh, vi ricordo innanzitutto una cosa, che su Dirus c'è il testo integrale in italiano della Costituzione della Repubblica Islamica, lavoro fatto oramai, ahimè, tanti anni fa, ma io ve lo rimetto perché vi metto il link, perché ovviamente non l'ho tradotta io, eh, ci mancherebbe insomma, eh, che mi avventurassi in una in un suicidio intellettuale come questo, ma la Costituzione, eccolo qua. Io vi metto il link, eh, è in italiano, quindi non ci dovrebbero essere insomma, problemi. Io lo metto qui nei commenti, ve lo metto anche magari come, come banner, eh, così lo potete trovare molto facilmente. Eccolo qua, diruso.it, la Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Ma lo vedete, se andate su diruso, lo vedete nella schermata, nella schermata iniziale. Anzi, ve lo faccio vedere. Condivido lo schermo così lo, lo potete trovare facilmente. Se voi andate, eh, eccolo qua. E andate esattamente nel, nel banner, eh, cioè nel menu inizio, eh, in alto, vedete home, contatti, eccetera. C'è eccetera. il sistema. Quindi, anche con tutte le figure che abbiamo visto questa sera, c'è la Costituzione. Che è divisa anche per sezioni, è divisa in tutti i singoli, i singoli articoli. Quindi chi vuole, chi volesse cercare, trovare qualcosa, lo può trovare lì. Uh, questo è un, è un consiglio. Poi, uh, sì, il sito di sondaggio: ve lo faccio vedere, grazie, Cecilia. Vi faccio vedere prima i, uh, i testi. Allora, un libro che secondo me è molto, molto utile in questo è questo del Mulino leggo il banner se no, non si vede del professor Pierluigi Petrillo per la collana si governano così Iran eh, niente di, di più semplice lo faccio vedere anche lo vedere anche qua eccolo qui è un libricino non, non, non voluminoso assolutamente anche molto agile un altro libro che invece è per pazzi io lo dico subito per cui veramente non fatelo a casa con i vostri bambini è questo libro qua, che è Post-Revolutionary Political Handbook, questo è un manuale, questo è un vero mattone, nel senso sono tipo un migliaio di pagine, io ce l'ho perché quando devo andare a cercare qualcosa, qualcuno, non mi fido troppo dei siti internet, meno che mai di Wikipedia, perché insomma potrebbe anche esserci qualcosa di sbagliato, questo insomma è un librone, però penso soprattutto per giornalisti, per chi volesse veramente mh, avere, purtroppo è cartaceo, quindi... E come dire, è aggiornato a due o tre anni fa, insomma, mh, almeno una, una base per, per la storia eh, rimane. E, e questo eh, digitando su Google la posizione di arriva Aria su Biogodirus, vedi, vedi, lo zio Andunello anche nella SEO negli anni, qualcosa ha imparato. <ride> sì? allora, scusa, adesso metto eh, il, il sito eh, che chiedeva a Cecilia giustamente delle, dei sondaggi, eccolo qua. Allora ve lo metto anche questo come, eh, come banner uh, sì, eccolo qua allora questo qui non vi spaventate perché adesso qui lo vedrete in persiano ma una sezione eh, è una sezione eh, anche in inglese quindi lo potete tranquillamente poi consultare per qualcosa Mm, sì insomma non, non è che proprio ci abbia tantissime cose in, in, in inglese eh, non è aggiornato come la sezione eh, in persiano però ecco qui in, in alto c'è la versione inglese ci sono anche sui social e ci sono delle, è, un, è un, po', un po' indietro io lo seguo su telegram soprattutto lo seguo in persiano e per il momento sta dando delle, delle indicazioni appunto di, di voto eh, grazie Antonella, che dice molto interessante. C'era qualche altro commento? Eh, non mi ricordo adesso. Grazie dei, dei, dei complimenti, Camran. Eh, sì, allora io credo che forse per il momento ci siamo detti tutto. Eh, forse per un, un quadro della galassia dei partiti. Eh, politici se voi siete d'accordo io rimanderei a, a, alla prima, a, a, a domenica sera così soprattutto anche per non appesantire un po' il tutto semplicemente per fare anche un po' una storia di come, di come nascono le divisioni anche all'interno del eh, nel video di ieri dove trovo il poeta tradotto in italiano il, il libro eh, di sadì eh, per fore scrivi, magari in, 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 in un messaggio così ti, ti mando un link ci sono diversi, sono diverse edizioni di, di, di Sadie eh, aspettate che tolgo questo tolgo il banner qua, io vi invito chi è su Telegram se vuole di iscriversi al canale di Dirus, perché così insomma, può ricevere aggiornamenti eh, veloci mm, io ho anche un, un canale, un broadcast su Whatsapp, molti di voi sono iscritti ricevono i miei martellanti messaggi, sia come annunci di diretta, sia come podcast dopo che sono stati registrati, ma Mh, più che altro eh, mi piacerebbe mh, come dire, aumentare tutto questo anche perché ci mh, si avvicinano dei mesi importanti in cui credo che anche la velocità degli aggiornamenti potrebbe essere in, eh, necessaria. E vi saluto a questo punto con, con due messaggi: uno è che il, i podcast di Lusser eh, sono anche su Amazon Music, cioè nel senso che chi vuole ascoltarlo lo trova anche lì, Amazon Music da pochi giorni è diventata gratuita, aperta come piattaforma di podcast anche in Italia e noi ci siamo, mentre ehm, domenica sera al prossimo appuntamento alle 21 cominciamo la nostra cavalcata nella storia dei presidenti di Iran e parleremo appunto di Abu Hassan Banisad. Domenica 25 aprile alle ore 21, quindi mi raccomando, segnatelo. Io vi invito. Il in modo migliore, ripeto, è iscriversi al canale di YouTube e attivare le notifiche in modo che ogni qualvolta che viene pubblicato o programmato qualcosa, voi lo sappiate in anticipo, ma comunque, i canali sono sempre gli stessi. Um, se ci sono uh, argomenti davvero interessanti grazie Franco, grazie Iaco, grazie Mary, grazie Vera. Um, Credo che veramente ci siamo detti tutti, non so se ci sono delle buonanotte eh, Giuliana. Non so se ci sono appunto delle qualcosa che volete ancora chiedere o a questo punto ci possiamo anche salutare. Grazie molto utile a grazie Cecilia. E, mh, ci vediamo appunto. Domani no, domani niente da Wood, domani salta il tradizionale appuntamento del venerdì, ma eh, per una serie di, di impegni concomitanti non, 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 non ci posso essere, non mi posso sdoppiare. E, e però, appunto, domenica cominceremo come è un appuntamento che andrà avanti per ogni domenica fino a primi di giugno e parleremo appunto dei presidenti. Cominceremo con il primo presidente della Repubblica Islamica, Abolah Hassan Balisad. Grazie Lisa, grazie Francesco, grazie Alessandra. E allora a questo punto non resta che augurarvi buona serata, buonanotte a tutti e ci vediamo con chi lo vorrà domenica sera. Buona serata.